Allora, qui con me la numero uno, Elisava Toku. Numero due, Rebecca Cappellani. Prego Rebecca. Numero 3, Maria Kornilova. Prego Maria. Dopo si è scaricata la macchina. Numero 4, Valeria Susassi. Numero 5, Irina Gingina. Numero 6, Valentina Gherardi. E infine numero 7, Valentina De Rosa. Beh, direi di fare un applauso, facciamo un applauso a queste ragazze veramente splendide. Selezione del concorso La Bella d'Italia. Ricordiamo anche che a settembre si daranno le finali nazionali, dove ci saranno più di 100 ragazze provenienti da tutta Italia, una settimana in un posto veramente meraviglioso, piscina e mare, veramente un momento indimenticabile, una settimana, non sarà propriamente una vacanza ragazze, però insomma sarà veramente una bellissima esperienza, un domani da poter raccontare a tutte voi, a tutte coloro che naturalmente arriveranno a questo traguardo. Ed è lei che già è riuscita, Dorina? Dai, alzati in piedi, dai, facciamo un applauso a Dorina Banu, che è già una finalista nazionale. Allora, passiamo alla premiazione. Terry, dai, aiutami tu. Segniamo la prima fascia, quella di Miss Tricolore. Questa è una fascia molto importante perché permette alla ragazza di partecipare alla finale di Miss Tricolore che si terrà a Mirabello il 2 settembre ed è aggiudicato a Rebecca Cappellani. Si è commossa. Rebecca Cappellani da... nostra amica reggiana da Guastalla. Ok, complimenti a Rebecca, raggiungi pure le altre ragazze e andiamo adesso alla fascia. Vieni Terry, fai pure tu, continua tu. Allora, no, questa fascia, qui c'è solo il premio per la terza classificata, quindi diamola pure ad Alessandro. Dalla ad Alessandro. Allora, Dorina consegnerà il premio a Terry, che Terry premierà la terza classificata con quanti punti che ha preso? 92 voti. Si classifica al terzo posto Valentina Gherardi. Non ci andava la fascia, Valle.
No, questa no, la seconda la faccio. Pardon. Chiedo scusa, purtroppo ho spiegato due volte ma non sono stato capito. Foto per Valentina. Valentina Gherardi con noi. E rinnoviamo l'applauso, Valentina Gherardi, complimenti. E andiamo alla Piazza d'Onore, qui invece serve la fascia, lo dico, perché Dorina, grazie, sempre molto attenta, super scattante proprio. Allora, seconda classificata, solo di un punto. Valentina, di un punto sei arrivata terza, perché la seconda è arrivata a 93, tu 92. Credimi che un punto è veramente pochissimo. Con 93 voti si classifica al secondo posto. C'è una grande sorpresa perché c'è un pari merito. Sono entrambe affiancate. Valentina Sussansi e Rina Ginghina, seconde classificate. Eccole qui. Valeria Sussassi e Irina Ginghina, seconde classificate. Grazie, vi voglio belle sorridenti, perché veramente siete splendide. Allora, consegniamo anche gli omaggi alle nostre due splendide seconde classificate. Anche Terry vi ringrazia. Prego, accomodatevi pure. E andiamo a premiare la vincitrice della selezione. Io però volevo un applauso anche alle altre ragazze, quelle che non vinceranno questa sera, ma siete splendide ugualmente, ragazze, e meritevoli. Vi inviteremo alle altre selezioni, quindi non c'è nessun problema. Con 105 voti, addirittura 105 voti, fascia Terry, dove sei? Prendi la fascia, prendi la corona Dorina, vince questa selezione la concorrente numero 7, Valentina De Rosa. Beh, io ora un grosso applauso, dai, un applauso a tutte le ragazze veramente splendide. E questa sera Valentina è un po' la reginetta della serata. Allora, complimenti ragazze. Adesso lasciamo spazio ai nostri fotografi, prego. Allora ragazze, mi raccomando, rimanete tutte, anche quelle che non abbiamo chiamato, rimanete tutte qua perché faremo dopo le foto, le interviste con i nostri giornalisti, con i nostri camera, quindi mi raccomando, rimanete qua con noi. Adesso diamo spazio ai nostri mister. Complimenti Valentina, un altro applauso alla nostra vincitrice. Allora, diamo spazio ai ragazzi, ragazze, grazie, complimenti ancora. Numero 2, Adriano Sorio. Numero 3, Nico Preda. Numero 4, Matteo Lucchini. Numero 5, Fabio Bandieri.
numero 6, Vasil Pichka. Numero 7, Marwan Tahir. Numero 8, Sergio Teterin. Numero 9, Andrea Miosi. E infine numero 10, William Franchini. Eccoli qua, dai, facciamo un applauso anche ai nostri ragazzi, veramente tutti in splendida forma, ragazzi, un po' come ero io qualche anno fa, insomma, più o meno, insomma. Allora, Ivo, vieni ad aiutarmi o vuoi stare lì tutta sera imbalsamata? Allora, abbiamo sempre la nostra balletta Dorina. Allora, sai che quello che vince dopo te lo devi portare a casa, lo sai, insomma, vabbè, insomma. Vedo che già si stanno. Siete contenti di questo premio? Probabilmente sto scherzando, come lo permetto, perché questi ragazzi sono veramente simpaticissimi, abbiamo fatto una bellissima stagione. Ragazzi, io veramente vi chiedo un applauso al pubblico da parte mia per questi ragazzi, veramente, perché questo è l'ultimo appuntamento, poi dopo riprenderemo dopo le finali nazionali con le selezioni 2012, però questo è l'ultimo appuntamento. Mi ha fatto piacere passare queste serate, queste avventure. Chiaramente non è stato come il concorso femminile, che è stato molto più assiduo, però anche con voi è stato veramente molto piacevole passare, insomma, questi momenti. 5 di voi accedono alle finali nazionali, ecco, però volevo aggiungere una cosa, che probabilmente, questo lo dico per coloro che rimarranno fuori dai premiati, probabilmente avremo altri posti che l'organizzatore nazionale probabilmente mi assegnerà. Quindi anche coloro che non verranno citati, con molta probabilità riusciremo a portarli alle finali nazionali. Questo naturalmente è un impegno che ci assumiamo noi della Milano Models come agenzia, per quanto riguarda anche i ragazzi che rimarranno, ahimè, questa sera senza premio. Allora, partiamo immediatamente dal quinto classificato, Ivo, hai la busta? Benissimo, è un ex aequo, quindi accedono entrambi alla finale, perché anche i pari merito accedono alla finale. E accedono alla finale con insieme sono Nico Prela e Fabio Bandieri. Prego, ragazzi, il nostro nuotatore, il nostro pugile, insomma, dovete dividervelo in due. Ivo, vai in mezzo a fare la foto, scusa, non lo so che giurato sei, ma non lo so. Volevo dire che siete arrivati con 77 voti al quinto posto. Complimenti, ragazzi, facciamo un applauso, dai, Nico e Fabio alle finali nazionali. Complimenti, ragazzi. Grazie, Ivo. E Dorina adesso porterà il premio per il quarto classificato. Allora, il quarto classificato invece ha totalizzato 83 voti. Si classifica al quarto posto il concorrente numero 2, Adriano Sorio, finale nazionale. Complimenti, Adriano. Finalmente è arrivato al quarto. Finalmente è arrivato al quarto. Non prenderlo in giro, fai la foto. Dai, facciamo un applauso ad Adriano Sorio. Complimenti, Adriano, è stato un po' il jolly della compagnia, tu quest'anno, insomma. Ovviamente in bocca al lupo per la finale nazionale e, insomma,
ti vogliamo poi rivedere, ecco, anche in futuro. Allora passiamo alla terza posizione con 93 voti, quindi già 10 voti in più, già 10 voti in più, però naturalmente questo consentono a questo ragazzo di accedere alle finali nazionali. C'è un altro ex equo ed è Alessio Casari e Matteo Lucchini, terzi classificati. Sempre in mezzo. C'era una bellissima signora che voleva fotografare il testo. Quale? La bionda. Quale? Te la porco. Ivo, non parlare che vengono tutte le foto male, insomma. Concentrati sugli obiettivi, eccolo qui. Allora, terzi classificati, quindi consente ovviamente di arrivare alle finali nazionali. Adesso ve ne daremo un altro, non era previsto questo pari merito, quindi. Allora, andiamo alla seconda posizione. Chiamiamo Nadia Puttini. Vieni Nadia, vieni tu, dai. Perché Ivo lo vedo troppo distratto, insomma. No, ma rimani qua con me, eh. Immagino, dopo la chiamiamo anche lei. Allora, secondo classificato con 95 voti, quindi due voti più di voi che siete arrivati terzi, è il concorrente numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Marwan Tahir! Stanno lamentando con me per il verdetto, che io non c'entro nulla, vabbè. Ditemi, dai un po' di voce al microfono per cortesia. Grazie Nadia, accomodati pure. Terry, qua devi venire, perché insomma siamo arrivati alla premiazione del primo classificato. Però come dicevo prima, voglio un applauso anche agli altri ragazzi, anche quelli che non hanno vinto. Poi ricordo, Dorina, rimani anche tu, dai, perché vai via? Dove vai? Sei qua. Poi volevo ricordare che ci sarà appunto questa possibilità di portare qualche altro ragazzo, quindi insomma nulla è perduto. Allora, volevo dire anche che il primo classificato ha totalizzato 96 voti, quindi 96 il primo, 94, 95 il secondo, 93 il terzo, quindi veramente molto molto tutti vicinissimi. Con 96 voti si aggiudica il titolo di Mister Europa Emilia il concorrente numero 10, Vivian Franchini. Eccolo qua. Eccolo qui, facciamo un applauso, dai un applauso a William Franchini. Allora io chiamo anche tutte le miss, ragazze venite tutte qua con noi. Ringrazio il cuore matto, ringrazio tutti gli ospiti, la gestione, la nostra giuria straordinaria, grazie ancora ai nostri giurati. Vi do appuntamento naturalmente per quanto riguarda i concorsi, naturalmente avremo altri appuntamenti molto importanti, quindi li potrete vedere nel calendario del cuore matto. Grazie ancora, buonanotte a Paolo Zaccaria, grazie.